eccoci qui dalla Piana di Treviso. Oggi cominceremo a fare un giro proprio partendo da qua e percorrendo l'Ostiglia, dove oggi c'è il Bike Fest dell'Ostiglia, dove faranno concerti, ci saranno stand aperti per mangiare, bere. Andiamo a vedere cosa troveremo lungo il percorso, è una novità anche per noi. Alle nostre spalle c'è il centro di Treviso, subito a neanche 300 metri dal put abbiamo l'ingresso dove comincia l'Ostiglia. Eccoci qui arrivati all'entrata dell'Ostiglia. Accesso numero 1. Si comincia subito con un piccolo sottopasso che passa sotto la ferrovia di Treviso. Ecco qua lo stand, il primo stand. Adesso andiamo un po' avanti e vediamo cosa ci aspetta verso Padova. Qui non vi ho neanche raccontato che cos'è l'Ostiglia. L'Ostiglia è praticamente un ex ferrovia che porta da Treviso a Ostiglia. Sono 70 km di piste ciclabili, tutte molto ben segnalate, un sacco di cose interessanti, chiese, corsi d'acqua, campi, fiumi, orti, tanti orti. Comunque è molto fattibile da famiglie con bambini, ci sono solo dei piccoli incroci dove bisogna stare attenti e controllare che le macchine diano o dare la precedenza alle macchine. Come vedete qua si tratta solo di pedalare dritti, rilassarsi, godersi la natura, il silenzio e pensare a niente. Daniela, lo sai vero che la Specializer ha messo fuori il motore 1.2? Beh, cosa facciamo? Questa la diamo dentro e il motore non se ne parla più. Ah, ecco, hai capito Specializer? Basta motore, si pedala e basta. Adesso controlliamo se è vero che non sta usando il motore della Specializer. No. È tutto spento perché qui per fare questi percorsi non servono proprio le bike. Sono proprio percorsi super pianeggianti. Siamo già alla seconda tappa dove si possono degustare dei buonissimi panini con la porchetta, della birra artigianale. E dopo qua al bar abbiamo tutte le deliziosità della specie. Questa è una roba bea. Questo è il bar Casello 104, probabilmente una ex fermata della ferrovia. Molto carino. Guarda che bello che è. Insomma, mi ha fatto notare Daniela che appena siamo arrivati a Padova abbiamo trovato l'asfalto. Vuol dire che a Padova i gappi skate del Treviso. Niente, però lo sterrato è molto più bello dell'asfalto, perché l'asfalto sembra quasi andare per strada. È più scorrevole, però
Il ghiaino è sempre il ghiaino. Comunque ricordi l'anno scorso questo tratto non era asfaltato ma era pieno di radici, perché quando sono andato con Andrea, Gianluca, Alberto, come cazzo si chiamano che altro? Scusami, Enrico, siamo andati al BAM, questa era un tratto veramente di cacca. Si può dire cacca? Ecco qua il nostro terzo ristoro preferito. Dove stanno preparando la griglia, il concerto per questa sera, i gelati. Questo è un posto che anche quando non è non c'è il personale è aperto, perché ha dei distributori self service sia di bibite che di caffè. C'è il tagliere, il panino soppressa, Chicco Piripini, che non so che cos'è, ma il pork onto è il panino della mia vita. Ho appena visto passare dei ragazzini sui 12-13 anni e mi sto chiedendo se io, quando avevo quell'età là, se avessi avuto una ciclabile così lunga, fin dove mi sarei spinto. Sarebbe stato molto interessante, perché mi piaceva molto scappare da casa in bicicletta e in motorino, andare su posti sconosciuti. Arrivati al Muson. Possiamo andarci a bere una birra qua sotto? E esattamente a 26 km da casa il nostro giro finisce qui nel Muson, e adesso praticamente torneremo indietro e andremo verso Treviso. Se volete farvi una cinquantina di chilometri in tutto relax, un tempo medio di 3 orette andata e ritorno, e questa è una bella idea. Anche l'orario non è male, partendo dalle 5 di pomeriggio si trova poca gente e un clima direi perfetto. Va bene, al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao. Ah, mi dimenticavo, ricordatevi di prendervi i fiori di gazia e di fare delle ottime frittelle. Facciamo proprio una punciata adesso da qualche bestia. Oh, Isa. Il profumo è buonissimo. Quanti metri saranno? Tanto, tanto. Il sole è festa.